Bene Elisa, siamo alla sessione 5. Il tempo sta davvero volando. E questa è la tua preferita? Sì, il titolo di questa è Intimità. A dirla tutta, il titolo vero sarebbe Sesso. Quindi ciò di cui sesso, parleremo si è Sesso. Amo parlarti di intimità. Amo parlarti di fare l'amore. E a me piace fare l'amore con te. Anch'io lo trovo molto piacevole. È stupendo, d'accordo. Eh, ci siamo sposati più di 30 anni fa. Ed entrambi abbiamo portato dei problemi particolari. Nel nostro letto matrimoniale, che pensavamo il matrimonio avrebbe risolto. E ho scoperto che molte persone pensano che una volta sposati si sistemerà tutto, dunque tutte le dipendenze, tutti i problemi. Credono che sposarsi sia come quel giorno ci si scambia le promesse e tutto si sistema, ma. Non è stato quello che è successo a me e non è successo a te. E ancora una volta saremo molto trasparenti, saremo davvero onesti, vi parleremo di fatti senza dettagli perché i nostri figli sono qui. Ma saremo. vogliamo tirare fuori determinate cose perché viviamo in un mondo, in una cultura oggi, che non danno peso alle cose, non considerano il prezzo, non capiscono che le scelte che fai quando hai 20 o 25 anni ti influenzeranno quando ne avrai 40 o 45. E mi sono resa conto di questo una volta diventata cristiana. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha detto che il sesso era riservato al matrimonio. Ma non mi ha detto il perché. Dicevano solo non lo fare, non lo fare. E io facevo tutte le altre cose che loro mi dicevano di non fare, quindi perché non farlo? Ero già all'università. Ricordo che ho deciso di essere responsabile nella mia sessualità, così mi sono assicurata di usare dei contraccettivi. Ho preso la pillola per le mie sorelle di confraternita. Considerata la santa patrona della pillola, e non avrei mai immaginato che le mie scelte per la sessualità, che io credevo essere così libere, mi avrebbero intrappolata più tardi. E quando sono stata salvata a 21 anni, mi ricordo che tu e io abbiamo parlato e tu hai pregato con me. Sono nata di nuovo, sono stata riempita dallo spirito, guarita durante il nostro primo appuntamento. E tu hai detto: Sei cristiana, e io sono così felice di aver avuto dei principi morali. Ora, perché ho detto una cosa così stupida? Non lo so. So solo che non capivo cos'era la moralità e la santità. Io pensavo che andare a letto con persone che ami fosse moralmente giusto e dicevo "Sono andata a letto con delle persone, ma l'ho fatto solo con quelle che amavo". Le mie consorelle non ci pensavano due volte, io aspettavo di amarli e poi andavo a letto con loro e ricordo quando più tardi abbiamo iniziato a uscire insieme tu hai detto "Sono felice che entrambi ci siamo preservati" e io ti ho guardato terrorizzata. Perché avevo capito che le conseguenze delle mie scelte personali stavano influenzando la tua vita. E ricordo anche il giorno in cui ho capito che stavamo andando oltre l'amicizia e che tu mi avresti chiesto di passare la vita con te. Io sapevo che dovevo dirti tutta la verità. Sapevo che dovevo dirti mi dispiace tanto. Non avevo capito, ma ora che ho letto le scritture... Ricordi quando pensavo che il detto «la pulizia è quasi santità» fosse una scrittura? Non conoscevo neanche una scrittura. E così, quando ho iniziato a... Cercavi il libro di Paolo. Ho passato tutta la notte a cercare il libro di Paolo. E così non avevo nessun quadro di riferimento cristiano, nessun riferimento di niente, intimità... Il che era meraviglioso. E ricordo che sentivo di non meritarti. Sentivo di aver rovinato... Quella che era stata la più preziosa opportunità di costruire la mia vita con un uomo a cui importava davvero di me, che amava Dio e che mi chiamava per nome, perché di solito uscivo con ragazzi che mi chiamavano ehi tu. Così all'improvviso dicevo, non merito questo, non lo merito, tu meriti di meglio. E ricordo che, ricordo che sono andata a camminare vicino a Farfield Park, a Dallas e White Rock Lane e ho gridato a Dio. E il rimpianto, il rimpianto che sentivo. Certo, sapevo di essere perdonata, ma il rimpianto c'era. Così tante persone non capiscono che farai delle scelte e che Dio ti perdonerà, ma ci saranno conseguenze. Quando i nostri figli erano piccoli e giocavano a pallone in casa, io dicevo non giocate a pallone e quando rompevano un vaso, dicevano scusa e io, eh, dispiace anche a me, ma ora con le paghette mi ricomprerete il vaso. E loro pensavamo che ci avessi perdonato e io vi ho perdonato, ma la conseguenza è che ricomprerete il vaso. Certo, io non potevo recuperare la mia verginità, ma avevo bisogno di poter dire la verità e ricordo che sono venuta da te e non so perché quel giorno mi hai guardata e mi hai detto "Stavo pregando per te" e ho sentito lo Spirito Santo che mi diceva di dirti "Se uno è in Cristo è una nuova creatura, ecco, le cose vecchie sono passate" Ecco, le cose sono diventate nuove. Hai detto: So che siamo entrambi vergini, ma è come se anche se non fossi stata vergine, è come se fossi vergine. E io ho detto: Oh mio Dio, penso che vomiterò. E ti ho guardato e ho detto: D'accordo, devo dirti una cosa. No, eh, esattamente, scusami, non lo sono. E tu mi hai guardato e ricordo che mi hai preso per le spalle, mi hai guardato in viso e hai detto: Se Dio dice che sei una vergine, chi siamo noi? Per dire che sei qualcos'altro. Ricordo che in quel momento hai lavato via tutta la mia vergogna, ma ricordo anche di aver risvegliato la mia sessualità nell'ambito della lussuria e non in quello dell'amore. Perciò, quando sono arrivata nel matrimonio e volevo amare. Non sapevo come farlo, perché sapevo che era cattivo, che era sbagliato, che era proibito, che era scandaloso. Io l'avevo fatto. Adesso all'improvviso diventava buono, celebrato, santo. Io non sapevo come fare. Era una transizione ed era davvero molto difficile per me. E ricordo che ho dovuto permettere a Dio di guarire quell'area della mia sessualità per far riaddormentare la sfera della lussuria e poter risvegliare l'ambito dell'amore. Ma anche tu avevi le tue sfide. Beh, io come me. Mi ero preservato per mia moglie, ma non veramente. Secondo quello che diceva Gesù, ero immorale perché avevo un problema con la pornografia. Così ho portato questa cosa nel nostro matrimonio, pensando che il matrimonio l'avrebbe sistemata, ma non l'ha fatto. E anche se mi ero preservato per mia moglie, questo influenzava la nostra capacità di provare piacere l'uno con l'altra. E dunque, nei tre matrimoni... Perché... Tre matrimoni? <ride> oh, scusate, nei... <ride> quante volte vi siete sposati? <ride> C'è qualcosa che non so? <ride> Nei primi... <ride> <ride> ah, mi Nei sento molto meglio adesso. Nei primi tre anni del nostro matrimonio, quello è stato un grande problema nella mia vita. E sposarmi, e avere una splendida moglie, per me sei ancora splendida, non l'ha risolto. E ricordo di aver capito, d'accordo, questo è un vero problema. Così nel 1984 guidavo la macchina della chiesa per accompagnare uno dei più grandi uomini di Dio della mia generazione, Lester Summer. Si occupava di liberazione. Già di liberazione. E mi sono aperto con lui e ho detto. Sono dipendente dalla pornografia, dalla lussuria, dalla masturbazione. E gli ho detto: smettila, devi solo smettere di farlo. E ho detto: ok, ok. E ho detto: ma pregherebbe per me? E ha pregato per me, ma non è successo niente. Era l'autunno del 1984. Ho pensato, trova qualcun altro che abbia un più grande dono per liberare le persone. Ma non trovai nessun altro. E mi ricordo di. Ricordo che lui ti ha detto: Sai quanti giovani mi dicono che stanno lottando con la stessa identica cosa? La stessa identica Era cosa. Era il 1984. L'autunno dell'84. Così nella primavera dell'85, ricordo che un altro rispettato ministro mi ha ospitato per quattro giorni. Sono andato e ho pregato e digiunato per quattro giorni. Ho solo detto, Dio, eccoci, devo affrontare questa cosa. E sono stato completamente liberato il 6 maggio 1985. Mi ricordo la data, ricordo tutto. E ricordo che ero confuso perché sono passati dei mesi prima di ricevere quella liberazione. Voglio raccontarvelo. Ho detto, Dio, non capisco. Perché non sono stato liberato subito? Perché è successo nove mesi dopo e Dio mi ha mostrato la mia vita di preghiera. Quando pregavo, dicevo sempre: Dio usami, Dio usami, Dio usami, Dio usami. Ed ero concentrato solo su quello. Ero preoccupato del fatto che quel peccato potesse compromettere il mio ministero. E il mio cuore è davvero cambiato rispetto alla preghiera. E pregavo Dio voglio conoscerti voglio conoscerti non permettere che ci sia niente tra me e te e il Signore mi ha fatto vedere che in seconda Corinzi 7 dice che la tristezza del mondo produce cosa produce morte e condanna la tristezza secondo Dio produce salvezza che è liberazione ma la tristezza secondo il mondo dice cosa mi succederà, non sarò più nel ministero. Eh già, Cosa mi costerà? Cosa mi costerà? La tristezza secondo Dio dice sto farendo il tuo cuore e non voglio più ferire il tuo cuore. Dio mi ha mostrato che questo cambiamento mi ha preparato per la liberazione. Ora, ciò che è interessante è che la nostra relazione sessuale è migliorata molto, ma mi sono accorto che... Dovevo allontanarmi, costringermi a evitare la pornografia e la lussuria per i successivi due anni. Ma prima non avevo la forza per farlo. Era come se loro avessero potere su di me. E di questo dobbiamo davvero parlare oggi. Ma poi dopo questo ho avuto la forza almeno per allontanarmi. E mi accorgevo che la mia testa si girava dall'altra parte. Dicevo, oh mio Dio, perché era il nemico che cercava di tirarmi di nuovo dentro. Ma quel che è successo è che dopo due anni la mia mente è stata rinnovata. E il mio, cuore, il mio cuore ha capito. Perché quel che è successo è che ho iniziato a vedere le ragazze nella pornografia come degli esseri umani: non come oggetti sessuali. Non come oggetti sessuali. Come se dicessero: Sono la bambina di qualche papà e sono fatta immagine di Dio. E ora, onestamente, posso dirlo a ogni uomo che sta guardando: Sono disgustato dalla pornografia. Mm -hmm. Intendo, se mi apparisse davanti, farei. Beh! Ma mi ci sono voluti diversi anni per uscirne. Non mi sono accorto subito di quanto la nostra relazione è diventata meravigliosa. E tutto ciò che avevo fantasticato stava succedendo nel nostro letto. Ma non era come l'avevo immaginato, se capite cosa intendo. Le persone davvero si negano la possibilità di avere una relazione meravigliosa facendosi coinvolgere nella pornografia. Eppure ciò che è interessante è che ho parlato con molte, molte donne e mi hanno detto che dei terapisti di coppia cristiani hanno consigliato loro di guardare pornografia insieme. Questo mi orride. E che questo avrebbe aumentato il loro interesse l'uno per l'altro. Terapisti cristiani. Terapisti cristiani, sì. Posso mostrare le statistiche? Già. Ecco le statistiche. Siete pronti? Questo è assurdo. Ci sono 430 milioni di siti pornografici sul web, d'accordo? Il che significa che potenzialmente ci sono 32.000 atti d'adulterio ogni 30 secondi. Ora. Quando parlo di atti di adulterio, dico seriamente perché Gesù ha detto, ma io vi dico che chiunque guarda una donna con desiderio ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Non sono atti di adulterio, ma adulterio. Beh, non importa se sia uno o l'altro. Adulterio è una parola che non voglio nella mia vita, perché adulterio mi distrugge. Perché la Bibbia mostra chiaramente che tutti i peccati hanno delle conseguenze esterne al corpo, ma solo i peccati sessuali sono peccati contro il tuo stesso corpo. Già, Quindi, per questo motivo ti prende con una corda a tre capi: spirito, anima e corpo. Altri peccati toccano solo il tuo corpo, solo la tua anima, ma questo tocca tutti e tre, questi ambiti. È molto, molto forte. Molto forte. Leggiamo insieme prima Corinzi 6, 18. O oh, continua. Beh, voglio tornare al precedente passaggio. Non c'è mai stata una generazione più sessualizzata di questa. Eppure, si fa meno l'amore e c'è più lussuria. E la lussuria sta distruggendo l'intimità. Avete sentito quello che ha detto John? Quando siamo riusciti a mettere da parte quella dipendenza, il nostro modo di fare l'amore è migliorato. È diventato meraviglioso. Perché. Voglio solo dire che non c'entra con il tuo... Non c'entra con il tuo aspetto. O con quello che guardi. C'entra con chi sei. Sei con qualcuno che darebbe la sua vita per te. Sei con qualcuno che partorisce dei figli per te. Stai costruendo un'eredità sessuale. E dobbiamo capire che il mondo dice spogliati, prendi tutto finché sei giovane, perché poi. perché poi sarà peggio. Ma ad essere onesta con voi, noi siamo sulla cinquantina. Proviamo più piacere adesso di quando ne avevamo 20. Ed è la eh? verità. Davanti a Dio è la verità. Siamo più a nostro agio Sono tra di noi. Sono felice di non dover tornare Siamo ai nostri Siamo più aperti l'uno con l'altro. Quindi, quindi tutto il meglio ti sta aspettando. E il peggio è alle spalle. Mi ricordo quando Edison era in luna di miele, gli ho mandato un messaggio, non so se si ricorda. Ho scritto, ricordati, questo sarà il peggior sesso che farai perché sono così sotto pressione. C'è così tanta pressione. Tu ti sposi. Ansia da prestazione. Siete appena sposati, ci sono le persone, tutti vi guardano. Vi sentite come se anche le persone in ascensore dicessero sappiamo cosa fate. Intendo, oh mio Dio, che succede? Mi ricordo che eravamo in aereo e ti ho detto Vuoi smettere di dire alle persone che ci siamo appena sposati? Sapranno che stanotte faremo sesso? Ma perché? Mi sentivo così a disagio e in imbarazzo. E non è come dovrebbe essere. E in realtà dovrebbe essere qualcosa che con ogni gesto aggiunge onore al vostro matrimonio, dignità al vostro matrimonio, intimità al vostro Dunque matrimonio. Dunque a Dio piace. Ma certo che gli piace. Gli piace? Lui è colui che l'ha creata. Lui è colui Ma che l'ha creata. Ma c'è ciò che Dio crea, Satana lo perverte. E lo capovolge, così che al posto di avere intimità ci disimpegniamo e diciamo, diciamo: Beh, tu non mi basti, o solo tu non sei abbastanza. Mi serve che tu prenda il Viagra, o mi servite tu e un giocattolo sessuale, o mi servite tu e, e un video, oppure io non sono abbastanza per te. così quello che succede è che si crea questo paragone e questo contrasto tra ciò che è reale e ciò che non lo è. E la verità è che John e io eravamo molto più belli nudi quando avevamo vent'anni di quanto lo siamo a 50, ma ci divertiamo sicuramente di più ad essere nudi adesso. Che a vent'anni. E una delle principali ragioni non è... Non sembra, ma è un punto a favore. Che eravamo... <ride> eravamo sotto la pressione della cultura. La cultura ti dice che devi avere delle buone prestazioni. Durante il mio primo anno di matrimonio con Lisa, pensavo, devo avere una buona prestazione. E ora non devo avere una buona prestazione, non c'è la Come prestazione. No? Devi Dai, avere già. una buona prestazione. Non c'è la prestazione. Perché dici che non c'è la prestazione? Un'altra parole, nasce, nasce tutto da un desiderio d'amore. Nasce da un desiderio di... Oh mio Dio, sono così innamorato di questa donna. Non vorrei trovarmi a letto eh, con nessun'altra donna. Stiamo facendo donna. quello Io che siamo stati creati donna. per fare insieme. Non è una prestazione. Sì, è soltanto... È un'espressione, un'espressione totale, spirito, anima e corpo, del mio amore per Lisa e del suo amore per me. Dunque, la prestazione non è il nostro pensiero, pensiero predominante. Ad essere onesto con te, quando vado a letto con te, ora il mio obiettivo numero uno è di assicurarmi che tu sia soddisfatta. E facendo questo sono molto soddisfatto. Così credo che l'obiettivo di ogni uomo quando è a letto con sua moglie dovrebbe essere quello. E per questo motivo penso che si debba parlare a proposito di quello che succederà in quel letto. Perché ci sono delle cose che forse mettono a disagio uno dei due, ma che l'altro desidera. E se il tuo coniuge non è a suo agio, perché dovresti spingerlo? L'obiettivo non è quello di far vivere al tuo coniuge un'esperienza stupenda? Mi sembra che tu stia cercando di ottenere qualcosa. Quindi io credo che il vero e sano amore tra marito e moglie sia quando entrambi desiderano dare piacere all'altro. Se c'è un problema nel vostro matrimonio, il primo posto in cui si noterà sarà il vostro letto. Perché lì è dove due persone sono nude e sono vulnerabili. Perciò se c'è stress, questioni irrisolte, mancanza di perdono, la moglie sarà girata e dirà al marito "Non toccarmi con il tuo piede", capito? Ci sarà, ci sarà un grande abisso nel letto. Ma ma se ci sono problemi tutt'attorno al tuo matrimonio, pressioni esterne, eppure il tuo letto è un paradiso, allora potrai superare tutto. È la tempesta nel tuo matrimonio che distruggerà il tuo matrimonio. Non è la tempesta che sta al di fuori. E così tante persone, questo non lo capiscono. Tu stavi per leggere prima Corinzi 6:18, vedete in questa traduzione, dice state alla larga dal peccato sessuale. In realtà un'altra versione dice fuggite. L'unica altra occasione in cui vediamo la parola fuggite è quando sono fuggiti da Sodoma e fuggire significa scappare in preda al terrore senza guardarsi indietro fuggite dal peccato sessuale scappate in preda al terrore al terrore perché ha il potenziale di distruggervi la vita è scritto perché nessun altro peccato contamina il corpo come fa questo è un peccato contro il vostro stesso corpo di questo ha parlato John dunque non diciamo soltanto oh chissà se fuggiamo prima John ha parlato di di pornografia. Ricordo che da ragazza avevo un'amica, si chiamava Mercy. E lei abitava dietro casa mia. Suo padre aveva una rivista di Playboy, che oggi sarebbe considerata monotona, ma ricordo che in qualche modo lei e io, una sera che sono andata a dormire da lei, in qualche modo abbiamo trovato la rivista. L'abbiamo nascosta sotto le nostre camicie da notte, siamo corse via e l'abbiamo guardata. E mi ricordo... Come all'improvviso ha distorto la visione che avevo da bambina di dieci anni del mio corpo, del corpo di mia madre. Cosa fanno queste persone? Perché le persone hanno le mutande? Ero così confusa. Ricordo anche che i miei genitori avevano nascosto qualcosa nella loro camera da letto e ricordo... Che stavo facendo da babysitter a mio fratello e all'improvviso ho sentito devi andare verso quel cassetto. Ci sono andata, l'ho aperto e ho sentito devi alzare quello e guardare cosa c'è sotto. E ho trovato una rivista pornografica. Lo dico perché le donne oggi leggono cose come 50 sfumature di grigio. E quella è pornografia. Può non essere un video, possono non essere immagini. Ma è pornografico. E andrà in conflitto? con la tua capacità di essere in intimità con tuo marito e di costruire rapporti duraturi con il tuo compagno, perché farai sempre paragoni e il paragone, come dice Theodore Roosevelt, è il ladro della gioia, non ci sarà gioia nel tuo matrimonio se c'è il paragone, quindi questo è davvero malsano, perché dicono che i giovani oggi devono usare il Viagra, perché capita... Che siano così condizionati dalle riviste e dai video che guardano online che non riescono più a reagire alle loro mogli. Yeah. Questo sta scombussolando le persone. La dottoressa Caroline Leaf, una nostra amica, dice che danneggia la tua intera mente. Il peccato contro il tuo corpo ti sta letteralmente rendendo davvero incapace di avere una vera intimità. Ora vivi in un cyberspazio, se capite cosa intendo. E prima Corinzi 6:16 dice questo, il sesso è più del solo contatto pelle contro pelle, il sesso è un mistero spirituale quanto un fatto fisico. Lo ripeto, il sesso è un mistero spirituale quanto un fatto fisico. Come sta scritto nella parola, i due diventano uno solo. È un fatto, un fatto scientifico. Se dormi con qualcuno, dormi con tutti quelli con cui ha dormito negli ultimi sette anni. L'hanno provato scientificamente, certo. Questo è assurdo. Cioè quando Dio l'ha creato, dice "Creerò una cosa deliziosa per due persone, perché possano mostrare il loro amore ad essere legati, diventare quell'unica carne per essere un solo spirito". Eppure il nemico arriva e dice "Lo pervertirò e li frammenterò così che non si possano mai unire efficacemente con una sola persona. Hai menzionato la pornografia e noi in Messenger combattiamo il traffico di esseri umani, ma quando leggiamo le statistiche sulla pornografia, gli uomini, quando guardano la pornografia, neanche tantissimi, ma alcuni, iniziano a pensare che lo stupro non sia davvero un crimine e a guardare i bambini sotto una luce diversa. Tante persone dicono: come potrebbe qualcuno fare sesso con un bambino? Beh, quando vivi nella pornografia sei prigioniero del peccato. E fai cose che non vorresti mai fare. Dunque è una cosa davvero, davvero, davvero spaventosa. Era la cosa più questa. popolare in rete fino a poco tempo fa. Social media l'hanno superata da poco. In altre parole, i siti più visti, più ricercati in tutta la rete, la rete mondiale, sono quelli di pornografia. E se pensiamo che sono 430 milioni di siti, è assurdo. Sentite cosa dice Proverbi. Amo questo versetto. Bevi l'acqua della tua cisterna. L'acqua viva del tuo pozzo. Mi piace questo del tuo pozzo. Vedete come Dio ha sempre inteso che fosse la persona con cui siete un solo corpo, del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, ruscelli d'acqua per le strade. In altre parole, sono fatte per stare lì, con la persona con cui sono uno solo, da nessun'altra parte, d'accordo? E poi siano per te solo e non per degli stranieri con te. Non è sorprendente, Dio qui sta letteralmente parlando di noi come di uno solo, siano per te solo, siamo uno solo, una carne. Questo è il grande mistero di cui parla la Bibbia, ok? Vuoi altri insegnamenti dinamici di John e Lisa Bivir? Se tu o qualcuno di tua conoscenza parlate una lingua diversa dall'inglese, vai su cloudlibrary.org. Seleziona la tua lingua. Seleziona la tua risorsa dalla vasta libreria disponibile. ebook, sessioni di insegnamento complete, video, messaggi audio. Registrati per ricevere aggiornamenti sulle nuove risorse. Per saperne di più, vai su cloudlibrary.org. Sia, e questo vi mostrerà che non lo sto estrapolando, sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Quando dice tua, sta parlando della sposa della tua gioventù: una cerva amabile, una gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii inebriato. Perciò, vedete, a Dio piace! Va bene? D'accordo? Va bene? Sii sì, inebriato sempre nel suo amore. Perché, figlio mio, dovresti essere inebriato da una donna proibita e abbracciare il seno di un'adultera? Infatti, le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore ed egli osserva tutti i suoi sentieri. Capiamoci un attimo. Dio sa cosa stai facendo nello sgabuzzino, in un posto buio, quando pensi che nessuno ti stia guardando. Perciò, perché vorresti prima di tutto danneggiare te stesso la tua unione? Non rovinare tutto. Immaginate che sia arsenico, veleno. Abbiate scappate, la visione di Dio. In terrore. Sapete Spesso le persone non vengono liberate dal peccato perché non ne comprendono la gravità. Quindi, ciò che speriamo vi rimanga dopo questa sessione è che comprendiate che permettere a voi stessi di essere dati per le strade è un serio peccato contro voi stessi. Beh, ciò che è sacro tra due persone. Viene inquinato se dato a tanti. Così deve invece essere molto stimato, cosa che in realtà pensa Dio. In Ebrei 13:4 dice il matrimonio dovrebbe essere onorato da tutti e l'atto coniugale mantenuto puro, poiché Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Ed è interessante perché molte persone predicano oh il letto coniugale immacolato significa Dicono, che è puoi fare tutto quello che vuoi, ma esatto, non è ciò che sta dicendo. Se lo leggiamo contestualizzando i verbi e contestualizzando le parole. Noi l'abbiamo scomposto. Potremmo dire il matrimonio, lo stato di essere sposati sia tenuto in onore, relativo al fatto che sia di eccezionale valore, caro, prezioso tra tutti. E il letto coniugale, una rappresentazione del letto come posto dove si hanno relazioni sessuali, della vita sessuale, sia immacolato, incontaminato da fornicatori, poiché Dio giudicherà i fornicatori, persone che si danno all'immoralità sessuale. Sia uomini che donne e in alcuni casi li distinguerà da adulteri e adultere. Significa che ci sono i fornicatori e ci sono gli adulteri, quindi mettiamo caso che io ti dica, oh, beh, sai, siamo sposati e il nostro letto è immacolato, portiamo la pornografia nel nostro letto, no? Così abbiamo appena macchiato il nostro letto, abbiamo appena disonorato il nostro letto coniugale e così vogliamo davvero mettere un'enfasi su questo. Il letto coniugale va onorato. Onorato. L'onore non può mancare. Ci sono molti atti sessuali, ora che ci penso. Portano onore all'uomo o onore alla donna? È così che si onora un, un regalo? Mantienilo libero da adulterio, fornicazione, pornografia e cose che disonorano il corpo. Dunque, la fornicazione, l'immoralità, l'omosessualità e l'adulterio violano il piano della genesi di un uomo? Una donna, un cuore che diventano una sola carne. E... Così Paolo diceva che negli ultimi tempi ci sarebbe stato un cambiamento nel modo in cui vediamo il sesso. Paolo, in Romani, capitolo 1, ha detto: Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Persino le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente, anche gli uomini hanno lasciato il rapporto naturale con la donna e si sono accesi di passione gli uni per gli altri. Gli uomini hanno commesso atti indecenti e ricevuto in loro stessi la meritata punizione per il proprio traviamento. Il peccato sessuale è un peccato contro il corpo. Dunque il desiderio contro natura e gli atti indecenti sono il risultato di una cultura che scambia la verità di Dio con una bugia. Perciò quando viviamo in una cultura che dice Dio fuori di qui, fuori di qui, vogliamo inventarci i nostri principi di vita che non sono altro che la cultura in cui viviamo, la società. Poi accadrà ciò che non era mai successo prima e che è completamente contro natura. Ma quello che è davvero perverso oggi viene accettato e se si è contrari non si viene visti di buon occhio. Stiamo andando alla deriva. È la prova visibile dell'allontanamento dal cuore e del nostro creatore. Non sono qui per dirvi se quello che la società dice sia giusto o sbagliato. Sono qui per dirvi quello che il creatore voleva all'inizio per noi. E ciò che è bello e adorabile e stupendo, soddisfacente, viene pervertito. Per questo oggi le persone non possono godere di tutte le cose meravigliose che Dio aveva previsto per le coppie sposate a causa di quello che sta facendo la società. Ma la verità è che puoi liberarti. Puoi liberarti dalla prigionia dell'omosessualità, dalla pornografia, dall'immoralità e dalla fornicazione. Puoi liberarti. Ma richiederà lavoro. Richiederà lavoro. E per questo dice, per favore, custodiscilo. Ma il punto è questo. In questo sta la sua grazia. Così la sua grazia entra nelle nostre vite, prende il vecchio e lo trasforma nel nuovo e lui ci può rinnovare. Ma è una cosa voluta, tu devi dire afferrerò le promesse di Dio e lascerò andare la cultura di questo mondo. È, è come John, so che viviamo in una cultura che ti dice non addossarmi la tua vergogna, io non prenderò quella vergogna, vivo sotto la grazia. Ma la verità è che quando iniziamo a dire che le cose vergognose non sono più vergognose, quando iniziamo a dire, beh, io non voglio vergognarmi e perciò abbraccerò ciò che è vergognoso. Chiamiamo buono ciò che è malvagio e malvagio ciò che è buono. Dobbiamo ciò perseverare, che Dio aveva detto che dobbiamo perseverare, successo. vedere ciò che Dio ha preparato per il nostro matrimonio e prendere tutte le cose buone. E qui ci sono dei versi e ne troverete altri ancora nel libro, ma dovete prendere una decisione. Hai detto che hai deciso di non guardare più, così... Salmi 101.3 Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. E poi se guardiamo Ezechiele, Dio parla a Ezechiele e dice, Volete contaminarvi seguendo le vie dei vostri padri e bramare i loro idoli ignobili? Questa è sempre stata una costante, un problema del popolo di Dio per molto tempo. Sappiamo che quando i figli di Israele si preparavano ad entrare nella promessa, Balaam incoraggiò ad inviare le donne per creare immoralità sessuale. Perché? Perché? Ciò che la nostra cultura dice è che sì, puoi dire di lodare Dio, ma vogliamo che tu ti comporti come noi. Vogliamo che tu smetta di agire diversamente. Beh, noi siamo diversi. E non so a cosa hai preso parte in passato o chi ha formato la tua sessualità, ma. Siamo arrivati al punto, John e io, in cui abbiamo solo perseverato con tenacia e ci siamo presi per mano e abbiamo detto: Dio, vogliamo onorarti. Vogliamo onorarti, vogliamo avere intimità, onorarci a vicenda. Dio, vogliamo fare cose che ci fanno dire: Dio, sei stato così meraviglioso a farci questo regalo. Vogliamo creare una cultura dove ciò che iniziamo nella sessualità a 20 anni. Siamo in grado di mantenerlo fino ai 70 e non vogliamo doverci preoccupare del nostro aspetto o di quanta ginnastica abbiamo fatto. Vogliamo poterlo fare per tutta la nostra vita perché abbiamo costruito un'eredità. Sapete di cosa sto parlando? Lo sapete. Comunque, non vogliamo ferirci, ecco. Penso che dovremmo pregare. Assolutamente. Per le coppie, per i single, per chiunque abbia avuto dei problemi in quest'area, del peccato in sì. quest'area o qualsiasi altra cosa. Eh, vorrei concludere con questa scrittura, perché era lo scopo, questo è l'obiettivo. Paola ha detto, «Sono geloso di voi della gelosia di Dio. Vi ho fidanzati a un unico Sposo, per presentarvi come una casta vergine a Lui, ma temo che, come Eva fu ingannata dall'astuzia del serpente, così le vostre menti vengano sviate dalla sincera e pura devozione nei riguardi di Cristo. Sapete? Così noi possiamo portare quella sincera e pura devozione per Cristo nella, nella nostra, nostra camera. camera da letto. Sì. Non chiudiamo Gesù Lui fuori. Lui ama questo. Lui entra. Amen. Lui entra. Perciò Padre, nel nome di Gesù, prego per ogni persona che ci sta ascoltando. Padre, che si tratti di pornografia, di omosessualità, di adulterio, di fornicazione o di qualsiasi tipo di immoralità sessuale, o di una ferita causata da abusi, stupri, abusi, o... stupri. Signore, altre violenze. Rompiamo il potere della vergogna sulla tua vita ora, nel nome di Gesù. Rompiamo il potere della perversione sulla tua vita, nel nome di Gesù. E parliamo nel nome di Gesù. A questa oscurità e a queste catene e le rompiamo nel nome del Signore Gesù Cristo di Nazareth. E Padre, preghiamo ora che ci siano salute e guarigione nel letto coniugale e per quelli che sono single, prego, Signore Dio, per il restauro della purezza, che possano iniziare a camminare come delle pure, caste, vergini. Come hai fatto per Lisa tanti anni fa, fai lo stesso per loro, che il sangue di Gesù ti purifichi e ti perdoni e ti dia un nuovo inizio oggi. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. E padre, io prego per ogni figlio e figlia la cui sessualità è stata risvegliata nel mezzo di un incubo. Padre, io ti ringrazio perché nel nome di Gesù, mentre ti lodano, tu inizierai a cantare su di loro e rimetterai a dormire quello che è stato svegliato nel modo sbagliato. Ti ringrazio sì. perché tu lo rimetterai a dormire e lo risveglierai in forma di amore e di sogno. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.